Ritratto di donna, col senno di poi? Parliamone prima. A Trinitapoli, all'auditorium dell'Assunta, un convegno organizzato dall'Avis, dall'IPAS Vibat e dall'associazione Donna Tutto Tondo per condividere l'esperienza del tumore al seno, promuovere uno stile di vita sano e sensibilizzare alla prevenzione. Di fronte ad un pubblico attento, con l'intervento di qualificati professionisti, si fa il punto della situazione nella sesta provincia pugliese, dove è aumentata l'incidenza del tumore alla mammella anche nell'uomo. Con l'efficace contributo degli esperti, con le testimonianze, si concretizzano quelle buone pratiche di partecipazione attiva di una sanità che incontra il territorio, in un percorso di impegno e responsabilità, di prevenzione, diagnosi, formazione e informazione. Allora, l'Avis di Trinitapoli ha voluto organizzare questo evento per affrontare questa importante tematica del tumore al seno. Vogliamo fare il punto della situazione e capire quali sono gli strumenti a disposizione delle donne che sono principalmente colpite da questa malattia e capire anche insieme come affrontarla e come anche prevenire. Quindi per noi è importante questa serata, siamo contenti che ci abbiano, siamo contenti della collaborazione con il Collegio IPAS Vibat e con l'associazione Donna Tutto Tondo che hanno collaborato con noi per questo evento. Che è un'occasione per capire lo stato dell'arte di determinate malattie che stanno per diventare endemiche sul nostro territorio, per cui è un'occasione per poter monitorare, per uno scambio di idee e per Provarsi capire nelle cosa. Per capire cosa di nuovo c'è per la cura di queste neoplasie. Grazie ai progressi fatti dalla scienza, noi oggi abbiamo la possibilità di personalizzare la terapia per ogni singolo paziente. La terapia viene praticamente studiata e cucita addosso al paziente, uomo o donna che sia, sia dal punto di vista chirurgico che oncologico, che poi di riabilitazione e di radioterapia. Il lavoro dell'estetista Pio è proprio quello di migliorare la qualità di vita del paziente in terapia oncologica. Sono un'estetista appunto a Pio che va a fare dei trattamenti specifici sui pazienti, clienti in terapia oncologica, proprio per aiutare e migliorare la loro vita durante, prima e dopo la loro terapia invasiva. Trattiamo massaggi, pedicure, manicure, trattamenti viso specifici proprio per rilassare e dare un rilassamento globale a chi è in terapia. Ho partito e cambiando a fare una visita e il dottore mi consiglia di fare subito un intervento per non andare più avanti. Sono stata troppo contenta del suo consiglio, del suo assistente e compresa l'infermiera. Sono stati molto bravi. Consiglio a tutte le donne e gli uomini anche che hanno questo problema quando prima si possono curare.